sì. Allo? Allora, informazione esteso. Regola il livello. Così. Aspetta, eh. Serve giusto l'acqua. Secu. Opera della linfa di Barluma antico. Ok, non c'è morto, c'è il genere. Ok. Aspetta, cosa facciamo? Allora. Non è 191 su 325, vabbè, ho venduto le cose. Ammazzare, ok. Tenta un boot di magico, mentre il bigliore di 30 punti, saluti di 30 punti, 20 punti di magico. Ma io ho già un altro anello. Stivali. Ah no, non ho più l'anello io. Eh no, frammento dell'amuleto. Anello della magica minore. Sì, direi di proprio di sì. Ingratizio richiede il 3% di magica in meno. Ok. Pozioni, vabbè, ne ho aiuto. Pergamene non mi interessa. Cibo, in realtà, ho usato parecchio. Libro, 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 libro. Ok, non mi pare di leggere nulla. Chiavi, varie. Ok. Allora. Porta il diario di Windulus a Wilhelm. Parla con lo Jarl del Falkret. Parla da Ventus. Che mi sa che forse è meglio. Eh sì. No, beh, continuiamo questa. Continuiamo quella del culto. A sto punto. Vediamo un po'. Allora, dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare al santuario del Barlume Alto. Io ci posso arrivare tramite. O la segheria o il passo. Segheria, perché sono già dall'altro lato della la montagna. Dovahkiin, Dovahkiin, ti faccio un panin. Dovahkiin, Dovahkiin, ta-na-na-na-na-na. Ok, perfetto. Dobbiamo andare di là. Molto bene. Vediamo cosa c'è intorno. Se magari sblocchiamo un po' di mappa. Niente. Fondamentalmente niente. Ok. E allora andiamo di là. Ma perché, scusa, quanto ha di magico? Eh sì, grazie che mi fai vedere la barra. Però non mi dici il numero. Hello? Si sente giusto? È la mia solita paranoia. Tere, tere, tere. 200 di magica. Ok, posso. Ah sì, perché ho messo anche l'anello che non avevo messo. Ok. Non riesco a salire. Facciamo il giro. Oh, cacchio. Funziona tutto? Mi si sente bene? L'audio del gioco? Abbasso, alzo? È la prima volta che gioco Skyrim così seriamente. Seriamente nel senso con l'audio fico. Quindi io 4-4 me ne vaio. Ed è molto più bello perché si sentono tanti piccoli dettagli. Però voglio sentire sempre il feedback da parte della chat perché io poi in cuffia mi regolo a modo mio. Molto bene, molto bene. Sono curioso di andare avanti perché mi sta prendendo veramente tanto. Allora.
Ok. Anche il gioco si sente bene, ti si sente chiaro. Ah, ok, perfetto. Ah, l'importante è il bilanciamento. Perché sennò... Non so, lo posso toccare da qui, il coso o... dalla console. Audio. Eh sì, perché avevo abbassato qua, per quello. Sì, no, è tutto giusto, tutto giusto. Ma era normale, eh? Perché solo l'ultimo non l'ha caricato, ma c'era comunque il precedente. Ed era comunque giusto, ero appena uscito dal luogo. Quindi no, no, è perfetto, tranquilla, figurati. Non stavo parlando perché stavo avviando le cose e stavo montando il video nel frattempo, solo per quello. Te l'ho detto perché in realtà ci ho pensato tanto dopo e nel frattempo stavo facendo altro, stavo continuando a montare. Ok. Vive nelle regioni più fredde di Skyrim, beh, giustamente. È un cazzo di troll del gelo. Ok. Lidia, ci sei? Brava, brava Lidia. Con quell'elmo da Star Wars, tra l'altro. Si è affezionata a quell'elmo. Uso solo quello. Beh, ci sta, eh. In realtà potrei prelevare da lei le armi. Le altre armi. Però venderle. Cazzo, mi dà fastidio vendere le incantate. Al massimo le distruggo e mi prendo l'incantamento. Cazzo, che bello. Bello, sento quei piccoli frammenti, Non ho eh. mai visto Che niente del paura. genere. No, non mi aspettavo parlasse. Lingua di drago. È vero, dobbiamo guardare anche la fauna. A raccogliere le robe non si sale di livello in qualcosa. Peccato. No, poteva essere tipo esplorazione o ricerca. Rampicanti. Ok. Questa finitura blu? Cos'è, il metallo? Dunque, sei qui per godere come me della vista e dei suoni di questo splendido santuario? In effetti è Vero? bello. È molto bello. No, sto parlando con lui. Ok, ti raggiungo. Parliamone. A quanto pare è un santuario buono. Eccoci, Ti ciao. do il benvenuto al santuario del Grazie. barlume antico. Se hai qualche domanda, parla con Asta. Parlo con Asta, va bene. No, bello come luogo. Poi... Cioè, ci sta, ci sta. Mi piace com'è strutturato, ecco. Perché è una caverna, ma allo stesso tempo è aperta. Quindi è figo. È incredibile che una tale bellezza possa esistere in un luogo desolato come la tundra vulcanica. Infatti. Sia lode a Kinaret, che ha donato una tale meraviglia al mondo. Ho notato. Ti trovi nel santuario del barlume antico, un piccolo frammento della magnificenza di Kinaret. È un luogo meraviglioso, vero? Sì, esatto. Anche se nessuno è riuscito ad avvicinarsi, per quanto io riesca a ricordare. Come puoi vedere, le radici del barlume antico sono grandi ed estese e impediscono di avvicinarsi al tronco. Anche se, che tu ci creda o meno, si narra di un'arma per la quale persino il barlume antico si farebbe da parte, più per la paura che per il rispetto. Un'arma? In voci dicevano il vero. Ti prego, non fare del male all'albero, non ne verrebbe nulla di Oh, buono. cacchio. Non mi dire che adesso devo scegliere. Non mi dire. No, dai, non me l'aspettavo. Cioè, questo albero è un albero millenario da cui si potrebbe estrarre un'arma potentissima. Oh, non mi dire che ti fanno scegliere se farlo o meno. Azz. No, non sono bravo su queste scelte morali. Perché poi mi... Ma dai. Lidia, stai calma, stiamo esplorando. E di qua non posso passare? Vabbè. Oh, Bonzo, ben arrivato. È il migliore. Come la va? Come la va? Citando nostro amico. Aiuto, non posso passare. Ma che passa? Guarda, porca miseria. Lo faccio fuori su albero se non mi fa passare, eh. Non mi dire che è qui che devo già farlo fuori l'albero per passare, eh. Ah, ecco. Madonna, ero già pronto a farlo fuori. Andiamo avanti, andiamo avanti. Succedono cose, stiamo facendo una side quest importante. Mi tuffo. Ah, ecco, lo sapevo che non era dalla parte alta, lo sapevo. Lo sapevo io. Stiamo facendo una side quest importante, teoricamente, perché riguarda una delle divinità, un culto. Ok, era bassa, sì, ci sono rimasto un pelo male. Nessuno mi ha detto niente, quindi io mi sono buttato perché sono un esploratore.
un asset può essere relativamente importante perché riguarda un'arma antica estratta da questo albero antico che mi sa, io stesso devo infrangere, diciamo, questo patto con questa sorta di albero molto particolare. Però la strada qui è bloccata, quindi come vado avanti? Scusami. Facendo il parkour non funziona stranamente. Ah sì, dai, abbastanza bene, un po' stanchino, essendo fine settimana, però va bene. Vedi, non riesco a passare. È giusta la strada di qua o c'è un altro lato in cui devo passare? Mi sembra strano. Però è importante questa quest perché c'entra un'arma particolarmente antica che può sovvertire il mondo. Quindi è quello che mi intriga parecchio. Lo so, immagino, Bonzo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Perché io devo arrivare lì sopra. Ho capito, però se è tutto bloccato, io come salgo, scusami. No. Strano. Non avvicinarti oltre. Non voglio che Kinaret pensi che sono dalla tua parte. Ah, quindi è un male quello che sto facendo, Non bene? sai con che cosa hai a che fare. Se farai del male all'albero, ci Ecco saranno delle appunto. conseguenze. Però io quell'arma la Vattene. devo La tua creare. presenza Mi hanno è chiesto di pericolosa. farlo e lo devo fare. Sono, diciamo, obbligato. È una quest riguardante una divinità. Perché è praticamente uno dei culti di Winter. Di Whiterun, scusate. Dove c'è Dragon's Reach, lo Jarl. Ovviamente c'è questo culto che mi richiedono di recuperare determinati oggetti per poter portare avanti un rito. Solo che mi sento un po' in difetto perché non riesco a passare. Ma dai. Ma cacchio, ma com'è possibile che non riesco a passarci in mezzo? Non devo già romperlo. Ma perché mi sembra strano, eh? Non riesco proprio a passare. È normale sta cosa? Io gli do fuoco. Io so dar fuoco a tutto, eh. Quelle cuffie belle, sì, si sente? Sì, io me lo sto godendo molto di più, eh. Già lo dico. Ho io stesso un audio nelle cuffie veramente minuzioso, oserei dire. Veramente, veramente bello. Perché sento tanti piccoli dettagli, passi fatti in un certo modo, cioè. Adesso, ma devo passare di qua o no? Perché porca miseria, non ci sto credendo che. Oh, guarda che ha dato fuoco al suo albero, mi ha rotto le balle. Ho raccolto del muschio nel frattempo, va bene. Voglio andare avanti. Come si fa, amici? Dai, ma è possibile che mi sto incastrando per una banalità? Scusa, non c'è strada. Sono contento se sente l'audio meglio. Sono contento. Ah, perché anche per voi è un'esperienza diversa. Però veramente mi sto un pelo irritando. Perché non è possibile che non riesco a passare. Non è che devo fare qualcos'altro prima? Non devi avere un oggetto per vaso? Per vaso? O questo? Magari è questo che serve per estirpare? Sei sicuro che non ci sono altri salvo altri modi? Non lo so, infatti non sto capendo. Magari serve questo. Ah, ma non, nessuno mi ha detto niente. No, è figa come roba, perché è corretto. Questo qui l'ho trovato nella. È la quest che abbiamo fatto prima, no? È l'altra quest, assolutamente. Però porca miseria, nessuno mi spiega come funziona, non me l'ha detto nessuno. O ci ho fatto poco a caso io. Io ero pronto a dar fuoco a tutto, quindi figurati. Ma porca. C'è sempre una spiegazione logica, questo mi piace da parte di Skyrim. Scusate, io l'ho fatto. Porca miseria, che è successo? È cambiato filtro. Cos'è sta roba?
Spring Gun. Cos'è? Che figo. Con le creature degli alberi. Ma io vedo fuoco. Buscaiolo. Donna, mi ha attaccato su magica. Ma tanto. È un gourmet, ma veramente. No, sono morto. Ah, porca. Mi ha preso alla sprovvista. Ero ancora confuso da quello che stava succedendo. Ok, ci sono. Perfetto. Sono pronto. Oh, l'arma comunque non è male. Vabbè, più che altro è un pugnalino. Però è veloce. Ci sono rimasto un pelo male, amici. Adesso vedete che risolvo tutto in 448. Adesso vi faccio vedere io. Li affetto tutti. Se questi qua mi rompono le balle, li ammazzo, frega niente. Salute. Sì, bravo, ciao. Ciao carissimo. Adesso se torno giù e mi dicono: oh mio Dio, hai fatto quello! A me non me ne frega. Perché se devo preservare le cose non dovrei farla questa. Però non avrebbe senso, perché sennò la trama non va avanti. Quindi va bene. Adesso faccio vedere io. Ma serve poi sempre la stessa arma per poterli colpire le creature, o posso usare la mia? Faccio vedere io. Io cambio e mi metto la mia. Vi faccio vedere io. La mia mazza elfica elettrica. Dai. Ah, adesso non fai più lo sborone, eh. Ti curi pure. Ma va. Curcate. Do lo spirito degli alberi di sto cacchio. E di solito io sarei stato dalla loro parte, visto che a me piacciono gli elfi dei boschi. Però in questo caso no. Quindi c'è un altro? Ah, bene, si sono svegliati tutti, sono contento. Oh, posso dare fuoco a un po' di cose, dai. E vai. Sono un nemico della natura oggi sono aggressivo. Madonna. L'ho letteralmente aperto. Grazie, lo apprezzo molto. Arrivederci. Adesso vediamo se quei due cretini mi dicono qualcosa. Guarda, gli do fuoco. È vero? Sto facendo venire la valigia della Skyrim. Io sono contento perché io stesso l'avevo lasciato indietro per tanti anni. Ma la Remastered mi ha dato grande possibilità. Guardali lì, che simpatici. Vi siete svegliati solo adesso? Aia. Iniziamo a far danno sti cretini, eh. No, aspetta. Faccio prima il famiglio. Ora faccio vedere una cosa bella. Che? Faccio vedere io una cosa bella. Allora, alterazione tanto l'ho usata. Pure sono salito di livello. Bitches. Ah. Hai visto che ho fatto un lupo magico? Porca miseria. È bello perché puoi fare il roleplay che vuoi tu. Per quello è molto bello questo gioco. No, Lidia! Ma non mi dire che Lidia è morta, eh. No, ricarico, eh. No, è morta. No, è morta Lidia. No, cacchio. No, aspetta. No, la devo salvare. La devo salvare, non posso lasciarla morire. No. No, ragazzi, non posso farla morire. La roba non posso poi portarmela. Non posso. Mi spiace, ma a parte che ci stava parecchio simpatica, non posso lasciarla morire perché sennò come me la carico tutta la roba? Lei l'ho praticamente usata come deposito. Quindi, insomma, portarmi tutto il carico è un po' difficile, quindi vorrei evitare. Adesso, infatti, dopo evoco la tronaca delle fiamme e vediamo come ne parlano. Salute. È praticamente uno scecco, come diciamo, dalle nostre parti. È più o meno per quello. No, ma non in senso cattivo, in realtà è un personaggio strautile. Perché ti aggri i nemici, comunque combatte, è forte. Perché tu comunque gli dai l'equipaggiamento che vuoi tu. E se gli dai comunque oggetti forti, lei automaticamente utilizza l'oggetto più forte che gli dai. Ed è molto utile perché, a parte farti da deposito, porca miseria, è un ottimo aiutante. Non ha paura di niente. Quindi
pensavo però potesse venire. Più che altro sono successe tante cose tutte insieme. Nemici nuovi da affrontare. Io che salgo di livello e tutto. Quindi porca miseria. Perfetto. No, comunque io, ripeto, lo consiglio a tutti. Se fa venire voglia, sono contento perché ci punto parecchio anche per le live. Perché come vedete è sempre molto simpatico. È proprio molto divertente da portare. Easy, easy veramente tanto, perché non è che mi impegna chissà quanto. Anzi, mi diverte a me in primis. Nonostante io, appunto, non l'abbia mai finito. È una sorta di blind. Quindi è molto divertente per quello. Succedono tante cose divertenti, quindi onesto. Ci guadagniamo tutti. No, no, Lidia, Lidia infatti la faccio sopravvivere, assolutamente, scherzi. No, 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 Lidia deve sopravvivere. Ma scusa, ma se gli do le pozioni, a lei poi dopo le usa? Potrei provare a dargli tutte le pozioni, tanto io mi curo. Però non lo so. Perché io con loro vado tranquillamente in corpo a corpo. Tanto ho l'atronach di fuoco dietro. Non ti curare. Oh, t'ho detto non ti devi curare. Spacco tutto. Oh, che cacchio. Sono contento, Bonzo, che almeno vieni introdotto tramite me in maniera molto easy al mondo dei videogiochi. Sono contento. Ma quanto ci hai messo a farlo? C'era molto hype al tempo di uscita. Madonna, ha fatto successo subito. Perché un gioco così non c'è. In generale la Bethesda crea questi tipi di giochi, perché l'aveva fatto. È una serie che viene portata avanti da tanto, perché gli Elder Scrolls sono tanti, questo sarebbe il quinto. Oblivion è stato quello che ha colpito di più il pubblico, perché per la possibilità di cose da fare, è piaciuta molto anche la trama ed era veramente figo. Skyrim ha dato ancora di più rispetto a quello che c'era prima, quindi ha implementato più cose, insomma, è piaciuto ancora di più, ecco, per intenderci. E sì, è piaciuto subito, anche perché questo comunque sono i creatori di Fallout 3, che insomma è uno dei giochi più amati di sempre. Onestamente lo amo anch'io, perché a me, ripeto, piace un botto come loro creano i videogiochi, perché mi piace le storie. Magari il gameplay è un po' così così, ma come GDR non ce n'è, raga. Cioè Fallout e Elder Scrolls sono i giochi che puoi fare il roleplay in maniera completamente personale. Tu puoi impazzire e fargli fuori tutti i personaggi, che te frega. E lo puoi comunque completare il gioco, e quella è la cosa bella. Puoi fare quello che vuoi, letteralmente. È un gioco che piace proprio ed è, ha una fanbase molto solida. Io andrei su. Il vigore in realtà è messo bene, eh. La magica, vabbè. No, però la magica la devo potenziare, è vero, è vero, è vero. Non so cosa potenziare adesso, perché in realtà forgiatura in realtà mi è utile. La forgiatura in realtà serve. Puoi migliorare armi e armature magiche. Ecco, però che richiede 60. Devo iniziare a forgiare un po' di roba. Incantamento pure. Nuovi incantamento sono più potenti del 20%, quindi io glielo metto, perché tanto a livello di incantesimi, armi e armature sono messo bene. Per ora facciamo il resto, la cornice del nostro personaggio, ovvero potenziare gli incantamenti sulle armi e le armature. E cosa posso veramente creare, perché mi avvantaggia tantissimo, perché io sono comunque un mago. Sono un mago elfo. E tra l'altro un personaggio della Madonna, se avete notato. Cioè, porca miseria, io ho fatto sempre personaggi ladri, arcieri, così. E questo è il personaggio migliore che potessi creare. Mi diverte tantissimo. Soprattutto portarli in live. Lo sto portando tutto esclusivamente in live per voi. Il nostro Valtor. Lidia, ci sei? Ah, quei due se ne sono andati probabilmente. Va bene, ce ne andiamo anche noi, va. Inutile perdere tempo. Via, subito. Vedi? Ce l'abbiamo fatta. Sì, 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 ci hanno messo tanto. Ma guarda che ci sono giochi che sono in sviluppo. Erano in sviluppo da tanto, ma non per forza. Il fattore del tempo di sviluppo di una, da parte di una software house per un titolo, sia per i dettagli con cui ci lavorano o per quanto grande sia il gioco. Cioè ci sono stati dei giochi che magari ci hanno messo tanto, ma non era tanto lo sviluppo, era tanto la pubblicazione. Perché magari hanno avuto, non so, un po' una carenza di, come dire, di fattore pubblicitario, eccetera. Allora ci hanno messo tanto. Vedi ad esempio
il dopo Shadow of the Colossus, ovvero The Last Guardian, sempre di Fumito Ueda, il mio game creator preferito, che mi ha fatto aspettare tipo 6-7 anni. L'hanno presentato 2 volte alle 3, 2 anni consecutivi, e ancora non stavo uscendo. Per dire, mi ha fatto aspettare un botto The Last Guardian. Cioè, ci sono diversi titoli che comunque hanno fatto aspettare tanto il pubblico. E poi in alcuni casi sono usciti molto bene, in altri casi magari un po' meno, ecco. Assomiglia come meccanica per un'ambientazione post-apocalittica. Sì, è un'ambientazione post-apocalittica ed è basato più che altro su uno sparatutto, su un FPS. Perché comunque ci sono le armi da fuoco, però lo stile è uguale, puoi fare il personaggio come vuoi, l'esplorazione, gli oggetti. Sì, paro paro, lo stile è quello. Come Dragon Age con Mass Effect. Ho Sono i sentito creatori, che la stanno software house rifiutando si i chiama giochi. BioWare. Cacciatori di Dragon vampiri Age è attaccano fantasy. fortezze orribili. Mass Effect è fantascienza. Consigliato di Ovviamente io evitare. preferisco Mass Effect, però solo perché l'ho giocato di più, ma Dragon Age mi piace un botto e vorrei portare anche quello in line, perché vorrei fare Dragon Age Inquisition, che è appunto per PS4. E poi, sentite bene, quando arriva la Mass Effect Legacy Collection, che è il remastered del primo, del secondo e del terzo, su PS4 li farò tutti in live. Perché ci tengo tanto, uno per finirmeli bene, per rigiocarli, e due per farli in live, in esclusiva. È stato colpito da un. Hai la Siccome lingua del barlume faranno la antico. remastered, li faccio. Beh, mi piacerebbe che facessero i Dragon Age, come anche mi piacerebbe Fallout 3 e Fallout New Vegas, come dicevo l'altro giorno quando c'era Asmund. Cioè, a me piacerebbe che facessero alcuni titoli di questo tipo anche per PS4. Anche un Oblivion, onestamente, lo vorrei vedere. Diamogliela. Ottimo. La userò per guarire l'albero. Ti ringrazio per il Poi, tuo aiuto. se appunto piace di più vederlo in live, ci sta. Perché comunque, boh, Skyrim mi sembra che comunque vi piace da vedere. Anche perché è divertente, succedono sempre robe strambe. Mi piacerebbe distrarmi la magia di Condividerò recupero. volentieri con te la mia sapienza. Interesting. Ah, perché pagando posso aumentare la roba. Ma sai che... Ma porca miseria, tanto costa 3,20. Ciao. Ma dammi tutti i livelli subito. Perfetto. Ho pagato. Oh, ci sta, è fatto apposta. La grazia di chi non è che sia Cavolo, per finché ho lui. tutti questi soldi. Non è che magari c'è qualche libro. Guarda quanta lore. Cioè, guarda quanta lore. Quanti libri ci sono in Skyrim? 800? E tu li leggi, sono tutti romanzi. Cioè, si sono sbattuti così tanto. È quella la bellezza. Dai, non tocco niente, che sennò sono un ladro. Io vado pazzo per i GDR, se non si fosse capito. Il corpo brucia. Infatti vorrei fare tipo Dragon's Dogma, Mass Effect, Dragon Age. Cioè, tutti questi GDR io li amo da portare nella, ma tantissimo. A parte che c'è interazione con la chat. Poi sono belli, dai, cavoli. Anche se è un gioco di anni fa, dai, ci sta, porca miseria, è divertente. Sì, li puoi leggere tutti, assolutamente. Assolutamente sì, guarda. Ah, adesso non li ho perché in realtà li ho scaricati. Un po' li ho scaricati a Lidio, un po' li ho venduti. Perché Signore, ti creano un po' di aiutiamo il peso, una certa. paese. Però li puoi leggere tutti, sono proprio libri che sfogli le pagine e li leggi. Poi ci Credo sono di i no. tomi della Come magia, peso e al massimo alcuni di che sono aiuto alla importanti per delle madre. quest, eccetera. Dobbiamo Però venderne velocemente il più possibile. sì, li puoi È leggere, quello che dici assolutamente. sempre. Perché la verità. È tutto spiegato. Possiamo almeno cenare alla taverna? Cioè, anche ascoltare questi dialoghi. Magari A sembra un pensarci cazzo. bene, ti Però avrei se poi fatto dopo parlo mangiare con un una delle nuovo due attiva una cavolino. quest. È tutto in Sì, tempo possiamo reale. cenare alla taverna. Io Evviva! però voglio farmi la casa. Sento delle costolette tenere come Quello che tue. costa 5.000. La vita è già abbastanza dura. Quel bardo Michael finirà con una gola squarciata se continua a Ecco. parlare così di me. Ah. L'ho sentito vantarsi alla giumenta bardata. Diceva che mi avrebbe domato come un vero nord. Doma una cavalla selvaggia. Beh, più che altro ci hanno lavorato appunto per 5-6 anni, come diceva Iris, per il fatto che avevano una grande passione, perché comunque gli Elder Scrolls sono 5 in questo momento. E contando anche Fallout 1, 2, 3, New Vegas, immagina il cervello che loro dovrebbero avere. Cioè, proprio in generale. Loro proprio scrivono bene la storia. Magari a livello tecnico, appunto, cioè, l'hai visto, il combattimento non è eccelso, non è Dark Souls. E tu hai visto com'è Dark Souls, Bonzo. Una volta che provi Dark Souls non torni più indietro. Cioè, è il gioco che a livello tecnico il combattimento arma bianca o magia per i giochi di ruolo e action è il migliore sulla piazza, perché è fatto preciso, proprio bello. Quando provi poi altri giochi ovviamente ti fa un po' schifio, però è la lore, il mondo con cui hai creato, le cose da fare. E questa è la bellezza della Bethesda, della Software House, intendo. Che bello, adesso con questo microfono mi sentite anche bello chiaro, così posso spiegare le cose in maniera più ficcante.
come direbbe qualcuno. Ah, dimmi per la casa, dimmi. Se vuoi, provaci pure. Ma dubito vado a intimidirlo. Che ci sia qualcosa in grado di penetrare quella sua testa. Ah sì? Testa. Vabbè, lo minaccio, che me frega. Vabbè, gli punto una lama alla gola. Ricordati, posso farlo, frutta, verdura fresche ogni giorno. O quasi. Puoi anche borseggiare, puoi fare il ladro alla qui. Larga da me. Scusa, stai calmo. Poi scegli te se essere buono, cattivo, con chi allearti. Io volevo diventare Lupo Mannaro, ma non posso. Uffa. Perché è buggata la quest. Anzi, fammi riprovare la quest, va là. Io ci rivado, però me lo dice che è completato. Ma porca, non posso completare la quest e fare i compagni. Io volevo diventare Lupo Mannaro stavolta, non vampiro. Che palle. A me piacciono entrambi, a me piace più Lupo Mannaro. Anche perché il vampiro ha i malus con la luce del sole, giustamente. Quindi sei forte alla notte, devi farti metà gioco di notte. Insomma. Sì, è quella lì. Ma tanto è buggata, Perché io so, avamposto l'ho fatto a inizio gioco. Perché è un avamposto che fai a inizio gioco. E non posso andare avanti perché appunto fa parte del gruppo della quest line dei compagni che si trova appunto a Winterland. Vedi, non c'è. Che appunto ti permette di arrivare poi a essere Lupo Mannaro. Lupo Mannaro. Vabbè, faremo quella di vampiri. Anche se tra l'altro ho promesso ai Dangard che sono cacciatori di vampiri di aiutarli. Ma questo è un altro discorso. Discuti con Michele di Carlotta. Adesso dopo ci vado a parlare quel pezzo di merda. Allora. Dangard, questi qua sono i cacciatori di vampiri. Aspetta, Riforgia l'amuleto. Non l'ho fatto perché ci ho provato prima e sono fortissimo. È vero. Il tempio di Mirak, questo qua è la zona in cui non riuscivo a uscire. Quello del corvo. Aspetta. Non ho più la quest. Cacciatori di vampiri, chi sono? I Dangard. Dopo li conosceremo meglio. Andremo nel villaggio a Riften, dove c'è il villaggio dei ladri, la gilda dei ladri. Ovviamente impareremo anche tramite loro il borseggiare tutto. Perché ti insegnano a borseggiare, mi sa, tiro con l'arco, se non sbaglio. No, scassinare. Ti permettono di aumentare l'abilità dello scassinatore. Però non compare più la quest. Non c'ho la quest di venire qui. Proviamo a ritornare a Whiteland e parlare con i compagni. Perché non mi sembra abbia la quest di venire qua. Magari l'ha considerata fatta. Boh. Adesso devi comprarla e dopo fare come ti avevo detto oggi. Sì, ho capito, chi se ne frega di riprendere i soldi. Il problema è che dovrei arrivare a 5.000. A 5.000 non ci arrivo comunque. Il problema è quello. Non riesco ad arrivare a 5.000. Il problema è quello, perché sennò è fatto. Proviamo a parlarci. Proviamo a parlare con loro. Io tra l'altro dovevo aiutare la signora anziana per i figli, che è stato imprigionato dai Talmor. E non si sa se è vivo o morto. Hai aiutato a salvare il verdurato. La giumenta bardata. Aspetta, qui è l'altra quest. Quella del tizio che molesta la signorina. Ti serve un'arma? Rivolgiti ad Adriana. Se cerchi una donna faresti meglio a rivolgerti altrove. Nessuna riesce a resistere a Mikael. Con quella faccia? Sono un bardo professionista. Forse hai sentito parlare di me. Il bardo mi piacerebbe farlo in Skyrim, ma non si può fare, non ci sono le abilità canore. Ti ha chiesto Carlotta di dirmelo, non è così? Mi dispiace, ma quella vedova focosa appartiene a me. C'è, intimidisci? Dimmi che c'è. Solo che lei ancora non lo sa. Dimmi che c'è, intimidisci. Rissa. Subito. No, perché persuadila no. Io voglio fare intimidisci, che proprio gli dico di no, non farlo. Non posso tollerare un comportamento... Dai. Non saresti dovuto. Ah sì, eh? Provaci. Provaci. Tieni su quelle mani. Oh, cretino. Perché a pugni non sono fortissimo. Oh, schiva però, È più serio il combattimento coi pugni che con le armi. Toh. Toh. St-
sto cretino. Sai combattere. Ho massacrato. Ecco, bravo, Vattin. Vattin, va curcate. È stato fortunato perché di base mi ha fatto usare i pugni. Se usavo le armi era molto peggio. Carlotta, hai visto? Ti ho difeso. Ho una figlia affamata da sfamare. Dici sul serio? Hai convinto quel suonatore di liuto a smetterla di farmi la corte? Ma eri qua, non hai visto? Ringrazierai gli dei. Ma è sceva? Non mi ha visto? Va bene, lo accetto. Ecco qualche moneta per il disturbo. Tutto qua. Avrei preferito qualcos'altro. Beh, 400. Scusa, 400. Mica poco. Hai visto? L'ho massacrato. L'ho letteralmente massacrato. Sì, ma adesso ridammi le armi, che sennò spacco tutto. Che cacchio. Va bene, però. Mi sento nudo senza le mie magie. Adesso sono cattivissimo qua. Ci ha provato, poverino. Allora, andiamo a parlare con i compagni. Vediamo se in qualche modo riesco a sbloccare la quest. Perché sarebbe importante. Perché appunto se faccio questa non faccio i vampiri. E onestamente essere obbligato a fare i vampiri perché il gioco è mezzo buggato. Che palle. Alcune persone non credono che io sia intelligente. Ti ho già assegnato un incarico. Datti da fare. Mio fratello Vic. Tanto questa qui non è considerabile armatura pesante. È l'armatura leggera, forse la posso potenziare a Riften. Perché i ladri teoricamente usano armature leggere. Quindi da loro dovrei imparare a scassinare armatura leggera e forse arco. Perché questa è un'armatura leggera, sì. Ah, quindi me la considera presa. Fammi vedere, dov'è? Parla Brim. Riforgia l'amuleto di Gundur. Parla Utgard, trova la donna Redguard. Ma non c'è scritto tipo vai lì e fai fuori. Non c'è. Aspetta. Trova delle prove sul fatto di Thorald. Recupera il diario di Gratian. Raggiungi il tempio di Mirak. Uccide il generale Falks. Non c'è. Non ho più la quest. Prima compariva qui. Uccidi il capo di questo. Ah, vedi la da qua. No, la da impraticabile. Vedi che la da impraticabile. Come se l'avessi già completato. No, si è buggata del tutto. Credo sono qui per aiutare. Cacchio, la considera completamente buggata. Bene, allora. No, è fallita la roba dei compagni. Ci tenevo io per una volta. Perché la considera completata. Non posso resumerla. Non posso fare niente perché è qua. Agli altri. Proviamo. Provo a parlare con qualcun altro. Sono stufo. Salve. Passare tutto il giorno. Ho sentito che potresti essere più forte. Ma non stai già svolgendo un incarico per Farkas? No. Vieni a parlarmi quando lo avrai ultimato. No, è proprio buggato. Proprio la da così. Ti mostrerò quello che so. E lei mi fa pagare per l'arco. Ah, porca di una miseria. No, oltre che avventuroso, Bonzo, mi blocca la quest di loro. Io non posso andare avanti con questa gilda. Io con questa gilda potevo diventare Lupo Mannaro, però non posso farlo. Ormai conosco la tua storia quasi. Ma non stai già svolgendo un incarico per Farkas? Vieni a parlarmi quando. È buggata, ragazzi, si è buggata la quest. Perché avendo ucciso quella persona lì precedentemente, io non è che non lo sapevo o meno, è il gioco di base. Perché tu per andare dai Barba Grigia devi passare di là. Loro mi chiedono se pagargli un pedaggio o meno, io li ho fatti fuori e me la considera già fatta. Solo che quel personaggio lì, essendo morto, non può essere riportato. Io ho provato anche a riportarli in vita con le magie, ma non mi fa completare la quest. Questo è il problema. Non posso fare proprio nulla. E così non posso procedere con la gilda dei compagni e di conseguenza fare il Lupo Mannaro. Il segreto è nell'oscillazione. Ti faccio vedere. E loro servono tutti per i potenziamenti. Vediamo se c'è un potenziamento arma a mano, va là. Stai cercando aiuto?
Questo, è un questo qua modo. Niente. Ma non stai già svolgendo un incarico. Dicono per tutti pacca. La stessa cosa. Da me quando lo avrai ultimato. Questa è una roba veramente brutta. Un po' un colpo al cuore da parte della cosa. Però è così. Raga, purtroppo è così. Faremo i vampiri al massimo. Se incontro la gilda dei vampiri, farò. Cioè, starò dalla loro parte. Cercando di capire perché schiocchi hanno paura. Se il circolo garantisce per te, ho giurato di rispettare il loro giudizio. Parato. L'ultima recluta, giusto? No. Ho ragione o mi sbaglio? Sto provando a parlare con tutti per vedere se c'è qualcuno che. Se potessi, eviterei di andare. Ok, arriva una mano. Un paio di cose. Perfetto, grazie. Devi salire di livello per allenarti ulteriormente. Ah, io sono già 41 con arma a mano. Ecco perché sono così forte. Infatti sono già a livello 5. Non ne ho bisogno praticamente. Ti auguro buon viaggio. Forse più tardi faccio un salto alla distilleria per vedere cosa stanno producendo. Certo, potrebbe salvarti la vita. Sono talmente bravo con l'arma a una mano che non ho bisogno neanche di pagare. Sono al 41. Sono in realtà molto forte. Infatti dovrò mettere tutti i potenziamenti lì d'ora in poi. Lo sai. Peccato. Che vabbè raga, cercavo di non pensarci più perché sennò purtroppo il pensiero si incastra lì ed è la fine. Quindi, detto questo, purtroppo questa quest non la potremo portare avanti. Vieni, non potremo finirla. È un vero peccato perché purtroppo non c'è modo di disincagliarla, cioè di annullarla e poi riprenderla, perché purtroppo quel personaggio lì è unico praticamente e lo considera già fatto. Non c'è problema, andiamo a fare altro. Andiamo a fare tante piccole robe che non abbiamo fatto dall'inizio, da quando abbiamo preso tutte le quest. Ci sono tante piccole robe. Innanzitutto dobbiamo portare il diario qua, perché effettivamente non l'abbiamo fatto. Piano piano facciamo un po' tutto. Poi proseguiremo anche nell'Accademia della Magia, che già un bel po' di magie comunque le ho prese, ne ho alcune anche di potenti, diciamo. Però devo livellare un po'. Quasi quasi andrei all'Accademia per chiedere ai vari maghi se possono potenziarmi su determinate robe. Beh, mi sono potenziato comunque la magia di recupero, quindi già quello è in cassaforte. Alterazione c'ho al 31, recupero c'ho al 32, distruzione al 32. Mica poco, comunque. Cioè, armatura pesante il 31, ma tanto non la uso, perché ce l'avevo prima. Armi a una mano 41. Qua se mi potenzio a lungo andare divento una bestia, eh. Divento molto non forte. Hai l'aspetto di un pellegrino. Perché ce l'ho già al 41 e sono appena a livello 12, quindi... Se sei diretto al sentiero per Rodgar Alto, fa attenzione ai lupi. Se inizia a potenziarmi anche tutta la fase d'attacco, serve una stanza? Meno qualcosa di brutto. Da bere? Basta chiedere. Ho trovato il diario. Fammi vedere. Cosa? Che è successo? Che posso è caduto? Crederci. Che paura. Era tutta una montatura di quel Windelius. Non riesco a credere che siamo stati così stolpi. Ho sentito delle pentole cadere. O sbaglio? Darti qualcosa per o sono io che sento bene per le cuffie? Se non avete sentito anche voi? Consideralo un regalo. Artiglio di Draco di Zaffiro. Ci potrebbe aprire nuove strade. Aspetta, aspetta, aspetta. L'artiglio di Draco. Aspetta, 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 aspetta. Ah, non è. Non fa. Ah, sì, fa parte di questo. Cacchio, potrebbe essere uno di quelli che abbiamo già visitato. Mannaggia. Dovremmo vedere. Ci dovrebbe essere una guida o qualcosa che ci permette di capire dove usare i vari artigli. Di nuovo, fermati a bere qualcosa. Perché forse è uno di quelli che abbiamo visto prima. Perché mi sembrava che ci fossero quei simboli là. Porca miseria, queste cose qui si sbloccano dopo. Che bellezza, che bellezza. Dopo li troviamo. Allora, siamo. Allora, parla ad Aventus Aretino? No, anche perché mi fa ridere il nome. Raggiungi questo luogo, Nilheim, e uccidi il capo dei banditi. Ci sto. Sì, facciamo una di assassino. Sì. A Nilheim, dov'è Nilheim? È qua vicino, dettere. Andiamo dal passo di acque scure e ci arriviamo, easy. Andiamo dentro a un dungeon a far fuori questo capo dei banditis. Che mi raccontate di bello? Oh, domani alle 14 un nuovo video, eh? Si parla della Bonelli. Primo unboxing. Allora, devo bypassare il ponte. C'era il ponte, no?
o mi ricordo male io e ho fatto una cacata ad arrivare qua. Può essere, eh? Mi sa che ho fatto una cacata, eh? Cacchio, mi sa che ho fatto un... No, devo tornare indietro. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che lì c'è il ponte. Buoni tutti. Buoni, eh? Fate i buoni. Ah, dove sto andando? Perché mi sto inerpicando? Bello su cosa lo fai. Vedrai il video di domani. Mio caro Bonzo. Che posso spoilerare tutto. Ho già detto tanto. Questa tigre, porca... La miseria ci deve stare buona. Che cacchio. Che sono già irritato perché una quest si è buggata, quindi... Cosa c'è, un drago? Porca! Aiuto! C'è un drago! Si faccia avanti. Lo accetto. Venga. No, però, se lei va da sopra, è stro... Venga, 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 ne parliamo un attimo. Bravissimo. E come, però? Recupero aumentato a 33. Dove ne sei stato? Pronto? Au. Lei è cattivo, sa? Molto. Io vorrei che però si mettesse a tiro in qualche modo, perché non voglio usare per forza il mio urlo. Ah, sì? Ah, ne hai sentito un po', eh? Sì, i draghi non penso sia la cosa migliore di Skyrim, però vabbè, lo accettiamo comunque, dai. Au. Ma Lidia dov'è? Scusami un attimo. Vai, faccio vedere io come si combatte un drago. Vieni qua. History. Dai, che ero impegnato a fare altro, ma visto che c'è il drago ne voglio approfittare. No, lì ti è scappato. Come è scappato? Ma dai! No, è qui, è qui, è qui, è qui. No, no, figurati se scappa, Lidia. Best NPC ever. Mi si ricarica un po' lentamente la magica, eh? Deve ricaricarsi un po' più in fretta. Ah, brava, Lidia, che lo combatte proprio con aggressività. Ma li facciamo vedere noi chi siamo, questo drago. Muori. Sì. È stanco, è stanco, è stanco. Guarda com'è stanco. Guarda com'è stanco. Yes. È un altro drago che cade sotto i miei colpi. Pam pam pam. Perfetto. Arrivederla. Grazie. Sì, dai, facciamo tutta la tiritera qua, il tiri. Bello come muore, però. Perfetto. Così possiamo sbloccarne un altro di urlo. Lo facciamo, perché comunque li abbiamo. Hai visto? Così si fa, eh. Ah, ne abbiamo due, è vero. Sblocchiamo forma eterea e forma ghiacciata. E useremo forma ghiacciata. Paralizza il nemico all'istante. Così può essere anche utile contro i nemici. E un altro drago è stato sconfitto. Dovahkiin, Dovahkiin. Ok, adesso dovremo seguire il ponte per andare dove dovevamo andare per la quest. Che è al di là di queste montagnuole. Qua è un giro un pelo lunghetto, però ce la possiamo fare. Giriamo intorno. Ok.
No. Grazie. Mi serve sempre della carne. Avendo finito tutto il i cibi, i materiali, cose così. Visto che in parte ho dovuto venderli, in parte li ho dovuto usare subito. Ah, che bello il suono della pioggia, rilassante. È mistico, oserei dire. Eh sì, sto facendo un giro un pelo lungo, però sembra che sia l'unica strada. Fino devo passare comunque di qua. E dai. Un orso. Beh, ho appena affrontato un drago, non credo che un orso sia proprio un problema. Potrebbe esserlo però, eh. Potrebbe esserlo comunque. Toh. Perfetto. E anche l'orso è morto. Assorbi l'anima dell'orso. Intanto ridendo e sterminando siamo arrivati a Nilheim. Cioè ci stiamo arrivando. E ridendo e sterminando. Lo so, l'ho citato apposta. Che in realtà era doveroso, perché dovunque passo io sterbino. Madonna. Ma non posso far vedere queste cose in live, dai. Per gli animalisti. Ma per gli animalisti. Ma io li adoro, cioè. Fidati che li adoro. Ma porca. Ma porca miseria. Dai. Per andare sul sicuro. L'alterazione. Quindi mi viene quasi spontaneo. Poi vabbè, in questo caso ci stava. Oggettivamente ci stava, perché comunque ho fatto fuori un drago. E poi dopo fare fuori un orso mi sembra un po' la base. No. No. Ok. Ah, sblocchiamo tante piccole tappe. Quello che dicevo io sul fatto di completare o meno il gioco che sia lungo, è presente questi piccoli dungeon che comunque incontriamo sulla nostra strada? Ecco, sono da completare tutti se vuoi completarlo al 100%. Fanno parte comunque di quelle cose da completare. Io prima arrivo a Nilheim, poi al massimo li do un'esplorata qui accanto, tanto sono qua a due passi. Ci pensiamo dopo. Sarebbe da esplorare tutti i luoghi e ce ne vuole. Oh, che bello qui, mi piace. Metti via l'arma che così ci godiamo il paesaggio. Una signora, salve. Signora, scusa. Chi? Ti prego, aiutami. Posso pagarti? Che succede? I banditi hanno attaccato e saccheggiato il mio carro. Puoi aiutarmi? Il mio accampamento è nelle vicinanze delle rovine di Nilheim. Proviamo. Portami lì sano e salvo e ti ricompenserò. Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo, Bonzo. Scorta Teller al suo campo. Va bene, ti aiuto. Su quella collina, dall'altra parte. Però del ponte. Ti assicuro che se mi stai trollando, e uso il gergo moderno di giovani, in qualche modo questa mazza finisce nella tua schiena in tempo zero. Te lo assicuro. Siamo vicini, riesco a vedere l'accampamento. Che se mi prendi un pelo in giro, guarda, finisce male. Te lo assicuro. Aspetta qui. Torno subito con la tua ricompensa. Vediamo, vediamo. Se è un'imboscata, guarda. Hai scelto un pessimo momento per sparire. Mamma mia, come mi fidavo poco. Ma dai, è un modo così banale per attirarti qua. Pff, finisci male, te lo assicuro che finisci, guarda. Finisci malissimo. Ma finisce male adesso. Sì. Hai fatto la scelta più sbagliata della tua vita. Te lo assicuro. Cioè, basta lì da sola comunque, non per dire. Detto io che forte. Dov'è quel cretino? Ah, sì, adesso scappi però. Sapevo che Nilheim è un fuoco di criminali. Vieni. Guarda. Vieni. Toh, ti sta bene. Ti do fuoco. Per dei criminali come te questo basta. Ma guarda te. Ma quanto era falso. Mi hanno attaccato.
Ma va, curcate, va. E già subito, subito. Volevo spingerlo giù, sarebbe stato ancora più fico. Mamma mia, buffoni. No, man, Inlem non dovrebbe essere una città di criminali. Quella più criminosa, cioè la città veramente di criminali, sarebbe Riften, perché c'è comunque la gilda dei ladri. Però la gilda dei ladri è tipo nelle fogne, quindi è per quello. Sì, infatti. Ma infatti te l'ho detto, vedi, è lì che fai il roleplay. È lì, perché se tu dicevi non mi posso permettere il tuo aiuto, magari ti attaccava da solo, faceva finta lui ed era, tra virgolette, più semplice. Poi vabbè, io onestamente non ho problemi con sta gente, perché gli umani così, guarda. Dove è finito? È sopra? Che cacchio era quello lì? Quindi lì sta a te. E sta a te come te la giochi il roleplay proprio. E tu non ti fidavi dall'inizio, potevi anche non parlare e andartene via. Io gli ho voluto dare una chance. Poi ripeto, il problema era suo. Prendiamo un po' di oro. Aspetta che... Grazie. Perfetto. Borsa dello speziale. Buono. Tanto io vi depredo di quello che voi volevate rubarmi. Stupidi criminali. Di bassa lega poi. Una marmitta. Ho letto la marmitta io. Vabbè. Vabbè. Peggio per loro. Oh, hanno fatto una brutta fine. Avrei voluto dargli una chance. Perché c'è un beep? Fate una clipette. Grande. Così ti voglio. Sul pezzo con le clip. Che poi c'è il best of sicuro. Tanto vengono ricaricate tutte su YouTube. Cos'è stato? Signor bandito? Lei è qui? Ora basta giocare. Lo dico io, basta giocare, cretino. Vieni fuori. Ma dov'è? Ma non ho capito dov'è. 59 di do. Oh, buono. Ah, l'ha trovato Lidia. Bravissima Lidia, bravissima. Assassin's Creed. Da dietro. Bam, nella schiena. Con cattiveria. Guarda te, questi che vogliono provare a derubare. È la seconda volta che ci provano, eh. Grande Bonzo, Bonzo. Così ti voglio. Tanto dopo rimangono comunque nello spazio clip di Twitch. Se voi andate nel canale, vedete comunque le trasmissioni passate. Ci sono i miei live ancora di 3 anni fa, perché erano quelle che io stesso ricaricavo su Twitch. Cioè tipo Batman Arkham Asylum, che lo stavo facendo in una challenge a difficoltà alta, senza mai farmi colpire. Stavo facendo la no hit challenge. Da solo l'ho inventata, eh? E ce la stavo anche facendo. Quindi ci sono tutte quelle live vecchie. Le clip, c'è la sezione clip. Si possono vedere tutte quelle da quando esiste il canale, create da voi ovviamente. Ma quindi Nilheim dov'è? Come... Cioè Nilheim è questa qui, eh? Possibile. Ah, Nilheim è questo qua, quindi. Sono un fenomeno, ma va. Ma figurati. Non una pippa, sono altro che... Ah, Nilheim è questo, ecco perché mi sembrava un po' che... criminalesco. È un belli, sì, i giochi di base, li ho platinati tutti. Infatti per quello l'avevo fatto, perché mi andava di fare Arkham Asylum, eccetera. Ah, quindi il capo dei banditi era lui? Ah, ma allora tutto torna, era un cretino, quindi. Ah, posso. Cioè, il capo dei banditi era quello che ha provato a fregarmi. Ecco perché. Adesso tutto torna. Vorrei fare Spider-Man più che altro. Perché, vabbè, Batman l'avevo fatto, al massimo posso fare gli altri. Sì, è vero che l'ho fatto 3 anni fa Arkham Asylum, ma adesso avrebbe un sapore diverso, perché comunque lo farei su PS4, però vabbè, cioè non è che posso rifarlo 70 volte lo stesso gioco. Però, tipo Spider-Man lo vorrei fare molto volentieri. Però vabbè, vedremo. Ah, quindi, sì, era quello lì il cretino. Perfetto. Sì, Spider-Man sì, perché non l'ho giocato. Sembra strano, ho detto da me. È vero. Riscuote la taglia da Anuriel. Ah, perché aveva la taglia sto cretino. Ma dai, ma farà $50. È un deficiente. Si è inventato una scusa del cazzo. Qua Riften. Appunto, dobbiamo andare a Riften. No, forse non era sulla taglia. Vabbè. Andiamo a Whiterun, perché sono sicuro che c'è la carrozza lì fuori. E poi vado a Riften. Sì, è vero, dovrei esplorarla camminando. Ma onestamente ci metterei un po' tanto. Quindi preferisco farla lì, anche perché lì potrei iniziare la gilda dei ladri, eccetera, eccetera. Tanti giochi che comunque, per quanto io ne abbia finiti tanti nella mia carriera videoludico, tanti, platinati al 100%, c'è sempre qualcosa che non conosco ed è lì il bello.
Cioè, tipo, vorrei fare tipo Call of Cthulhu, qua sempre per PS4. I giochi su Attacco dei Giganti, visto che comunque ho fatto One Piece. Dragon Ball, cioè, ce n'è tantissima di roba che vorrei fare, ma proprio tanta tanta. Che mi appassiona, quella è la cosa, ragazzi, perché appassiona me in primis e forse, nel modo con cui propongo io i giochi, può appassionare quelli che mi seguono. Ovviamente poi sta alle persone che mi seguono. Lì, ovviamente, diciamo, dipende un pelo da voi. Perché io ci metto il cuore e la passione. Poi ovviamente se viene trasmessa, come adesso mi dite, mi piace Skyrim, viene un pelo trasmessa da me, fa solo che piacere. Ossa fuse. Ah, bello, bello. Ma posso potenziare tipo la mia mazza elfica? Out, io impazzisco. Quel gioco è fighi. Lo so che è bello. Io ho il 2, ma il primo c'è tipo una sorta di collector, quindi devo recuperare la collector e poi lo posso portare in live, diciamo. Perché Attacco dei Giganti 2 ce l'ho. E però voglio giocare il primo. È così comunque, però. È così cosa? Posso raffinarla? La voglio raffinare. Dove la raffino? Ah, giusto, al banco di lavoro. Non affermo certo di dov'è il banco di lavoro? No, qua. Quello è un onore. Mia, prendi l'altro anche, per favore, perché è finito. Su acciaio è leggendario. Mazza, non c'ho la pietra lunare. Ah, cacchio. Posso comprarla? Posso comprarla, la... Ho le migliori armi e corazze. Aspetta, varie. Pietra lunare... Ferro grezzo, ligotto di oricalco, pietra lunare raffinata, è questa che serve, no? È questa qui, giusto? È la raffinata quella che mi serve. Se ti serve, ok, qualcosa, perfetto. Io adoro un botto di giochi, tu non sai quanta passione ti potrei trasmettere a livello videoludico, Bonzo. Veramente tanto. Non è il bonus per migliorare gli oggetti magici? Come no? Perché? Credi che i consigli che mio padre offre. No, devo salire di livello per mettere l'abilità. Ah, cacchio, non lo sapevo. Ah, figa come roba. Aspetta, 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 che forse è forgiatura o incantamento. No, forgiatura. Dov'è? Forgiatura arcana per migliorare le armature magiche, quello che volevo prima. Cazzo, però è 60, ma tu sei scemo. Non c'è il fabbro che posso pagare per migliorare l'abilità? Oh, cacchio, adesso ci ho pensato. Vabbè, fa niente. Lo farei comunque. Cacchio, per fare le forgiature delle armi costa 60 di abilità, eh. Ci vuole una madonna. Belle che tanto sono le costellazioni, fico. Diciamo che io consiglio il consigliere. E no, qui ho parecchie cose interessanti. Quella Riverwood, sì. E dentro c'è dell'altro. Proviamo ad andare a Riverwood. No, cacchio, è un peccato se non riesco a farcela, Mannaia. Poi andiamo di là a Riften e nella Gilda dei Ladri. E no, infatti me ne sono reso conto dopo. Infatti almeno uno di incantamento l'ho messo, uno di forgiatura l'ho messo, e ora tocca migliorarla. Perché comunque devo fare rifinire comunque il mio equipaggiamento, perché non penso di cambiare ancora in continuum, in run, tanti equipaggiamenti. Cosa c'è? Perché? È un drago. Joaquin. Tutto quello che ti serve. Obiezione. No. La mola migliorerà. E hai materiali grezzi. No, mi spiega solo. Non me lo fa fare il potenziamento. Non mi fa fare il potenziamento. Allora, proviamo le varie città. Riverwood, Whiterun, Immortal. Mortal non l'ho incontrato, il fabbro. Winterhold non c'è. Accademia. Apriamo la Diversed. Ma non ci sono nemici, è solo un drago. Cioè, nel senso, sì, è solo un drago. Oh, cacchio, il drago sta proprio attaccando qui. Oh, madonna. Che paura. Au. Sta attaccando proprio noi. È arrivato fin qui. Fatti sotto. Vieni qua. Ma dai, si è messo lì, che figo.
Ma porca, se rischiando di morire. Aspetta che risolvo. Aspetta che risolvo tutto. Devo usare quella di gelo. Sono eventi proprio randomici. Lo sto colpendo, ma non tanto come vorrei. Cacchio, non posso evocarlo perché potrebbe essere un'ottima distrazione per colpirlo. Ce l'ha direttamente con me, è ovvio. Però finché vola così non ho modo di colpirlo. Sì, sono proprio randomici. È tutto in tempo reale. È tutto in tempo reale. Anche quando tipo ti comporti male in città, le guardie poi ti cercano, o per farti pagare la taglia o per metterti in prigione. Se tu ti comporti male con gli NPC, a volte hai delle conseguenze importanti, Io vorrei che scendesse un po' per colpirlo, ma... Il drago resiste a forma di ghiaccio. Ma come resiste a forma di ghiaccio? Ma porca. Qua non abbiamo grandi effetti da distanza. Peccato. Ho provato ad avvicinarmi comunque, ragazzi. Cioè, ci provo. Per fortuna ce l'ho morsa gelida. In realtà dovevi prendere anche il dardo di ghiaccio. Ho detto che volevo prenderlo già l'altra volta, però non sono riuscito per ora. Muori. Aspetta che sto rischiando io. No, il vino basta, che sono alcolizzato già. Oh, ce l'ho fatta. Uff. Ametista, 197 di oro. E queste qua che poi possiamo vendere. Bel blu sinistra e il mana. Sì, è la mia magica. Ce l'ho fatta. E assorbo il suo potere. Così ho un'altra anima di drago da poter usare. Ma gli urli per ora li ho già trovati tutti. Non ti muovere. Allora, Lidia, devo riutilizzarti un'altra volta, perdonami. Perdonami, ma mi serve un'altra volta, quindi... dov'è che... Osso di drago. Gliele diamo tutte e poi andiamo a venderle. Semplicemente mi serve per trasferirmi. Perché ci sono dei mercenari? Che stai facendo? Oh, e questi mercenari da dove sono saltati fuori? Ma scusami. Oh, ma morite subito. No, Lidia! Lidia, no! Non posso ricaricare. Vabbè, ricarico. Vabbè, va a cagare, va. Che palle. Che palle. Ma a caso? Vabbè. Ma a caso? Ma non ho fatto nulla, ho salvato il villaggio. Sì, ho capito, ma non mi possono fare queste cose. Cacchio, ho affrontato un drago e questi mi attaccano e diranno dei mercenari e mi danno la taglia a me. Ma scusami, eravamo fermi, finita la lotta contro il drago e iniziano ad attaccare Lidia. Ma scusa,
Se ti serve qualcosa, ricorda di entrare a fare un giro in bottega. Guarda, non mi far parlare. Vabbè, lo lasciamo stare quel drago, ho capito. Fammi andare a Riften, va là. Ah, porca miseria. Ma ti pare? Ma ti pare che devono succedere ste robe? Ma dai, adesso io non ci vado a Riverwood, perché so che comunque comparirà il drago adesso. Che si arrangino. Che cacchio. Devo rischiare la mia Lidia. Ma stiamo scherzando. Lidia la proteggerò fino alla fine. Che palle. Va bene tutto, però... così era stronzi. Perché è successo completamente a random. Avevamo finito di fare coso. Ed è successo completamente a random. Vabbè, a cagare, va là. Sì, infatti attaccavano solo lei. L'aggro era solo esclusivamente su di lei. Mi metto io in mezzo, taglia di 40. Ma come taglia di 40? Sono dei mercenari, non fanno parte della guardia di Riverwood e attaccano il mio compagno. Io ovvio che reagisco. Cioè, scusami, ho sbagliato o no? E però me l'hanno fatta fuori. E grazie al cazzo che l'hanno fatta fuori. Però non aveva senso. Cioè, sta cosa qui non ha senso. Ma non lo so, avevamo finito. O io riposto via le armi, anche Lidia. Perché Lidia attiva le armi solo quando le attivo io. La prima volta che capiti a Riften, ricordati di... Beh, io non ho capito perché ci sono a volte queste cose qui. Come anche prima. Guarda che... probabilmente ti conosciamo. Vado a parlarci. Devi pagare la taglia di 10 monete d'oro. Perché? Perché tu li paghi, perché non vuoi finire in prigione, giusto per togliere i tiri dalle balle, e restituisci tutto quello che hai rubato. Niente. E allora, scusa, che taglia è? Cioè, tu volevi dei soldi? Mi stavi tassando a caso, palesemente. Le cose sono delle stronzate a volte, però vabbè. Cioè, anche adesso. Adesso il fatto che abbiano attaccato Lidia così era completamente a caso. Non avevano motivo. Non avevano assolutamente motivo. E mi ha dato fastidio sta cosa. Che cacchio. Vabbè, andiamo a Riften, va là. Scopriamo questa nuova città sulle palafitte. Siamo stati di Venezia. Questa sera tu... Ma io non voglio... Io voglio entrare normale. Apri Honeysed e richiede la chiave. Ah no, magari qua... Questa è per la quest, magari. Eh no. Scusate la taglia, no. Non è qua. Scusa. Ah, magari è il giro sbagliato. Ah, che magari per sbaglio usi l'urlo o cose del genere. O anche solo per sbaglio prendi un libro. Capito, però c'era un drago. Fermati lì. Prima Scusi. Di farti entrare a Riften, devi pagare la tassa d'ingresso. Sì, va bene, pago. Per il privilegio di entrare nella città. No, ho capito per la taglia, però mi sembra strano. Questa è chiaramente un'estorsione. No, pago. Perché se no non posso entrare. Forse perché li hai colpiti durante la battaglia. Può essere, magari con l'urlo. Però mi sembra un po'... Vabbè. Ma il problema è che non era la guardia, erano mercenari. La guardia è tipo lui, guardia di Riften, compare che ti attacca. È diverso. A me mi stavano attaccando Lidia i mercenari. Io ho detto, cazzo, questi da dove arrivano? La pago, raga, perché se no non entro nel villaggio e non posso farle questo. È stato un piacere fare affari con te. Ora apro la porta e potrai entrare in città. 171 mi hai fatto pagare, eh? Nella città dei ladri, tra l'altro. Si vede che già abbiamo iniziato bene. Sono dei genovesi, in realtà. No, sto scherzando. Per entrare a Riften c'è una tassa da pagare di 171, eh? Bell'inizio. Bella quest'arma. Io però voglio andare a fare le robe dei nani. Vabbè, ma quella è questa principale. È vero che la sto evitando, la questa principale, ma voglio arrivarci livellato giusto. E in più mi diverte fare il resto. Almeno c'è il pesto, minchia buono. Non ti conosco. Sei a Riften in cerca di guai. Guarda come sono sospettosi a Riften. Cioè, capisci anche com'è strutturato una città rispetto a un'altra. Io poi adesso sto ruolando, tra virgolette, perché potevo persuadere o intimidirli, ma ho pagato per entrare e iniziare. Però vedi, guarda come sono sospettosi subito. C'è. Sei l'unica cosa buona capita. Davvero? Beh, ho una notizia da darti. Non c'è niente sì. da vedere. È bello per quello perché sono strutturate bene. Il robo nero hanno bisogno di qualche straniero che ficca il naso nei loro affari. Non ti piace Riften? A me non dispiace. Riften. Hanno le spalle. Beh, magari come personaggi sono subito sospettosi, può dare fastidio, urta. Perché tu sei lì per fare delle quest e ti parlano in questo modo, magari ti dà fastidio. Ma è anche bello lì
il roleplay, tra virgolette. Hai bisogno di pettegolezzi su chiunque, sono la persona giusta. Lì qua ce la giochiamo noi, fondamentalmente. Come Lidia in pericolo? Dove? No, non mi serve. Vattene da qua, è Lidia, qua. Resta fuori dagli affari dei Robonero. E fottiti. Bah, esploriamo. Informiamoci un po'. Se vuoi del denaro, devi andare a parlare con mio marito. Se invece sei in cerca di compagnia, forse sono io la persona indicata. Ah, si sta già offrendo a cose di questo tipo. Per la pesca. Poi siamo a Maul, questo parla di pesca. La prossima volta tieniti per te i tuoi piani e vedrai che non succederà nulla. Cosa? Lei fa parte della gilda dei ladri, mi so. Che l'hai rubato tu? Perché mi stai facendo questo? Certo, certo. Ascolta, Shad. Sono uno sporco mendicante. Perché mai dovresti rivolgermi la parola? Tutto ciò che mi interessa. Ma neanche ti sto guardando. Tutto il resto è un problema. Battere, mendicante, neanche ti guardo. Un argoniano. Ah, che bellino. Hai delle domande da fare? No, non si preoccupi, scusi. Si è sentito preso in causa, ho detto argoniano, ma ha sentito. Non ho nulla da spartire con te, quindi vattene. Non ho nulla da spartire con te, quindi vattene. Forse capisco perché non vi piace Rift e neanche a me. Sono tutti così infastiditi. Cosa vuoi? Babba mia. Sì. Ofgrir mi ha assunto al mio arrivo a Riften, circa un anno fa. Mi sta insegnando tutti i segreti del mestiere. I cavalli sono la mia vita. Mi prendo cura di loro da quando avevamo una fattoria di famiglia ad Hammerfell. Un giorno. Ma poi vi dico che atteggiamento ti parlano subito. Qualche domanda da farvi? Se no, vattene. Ma scusa, con calma. Devo parecchio denaro a una persona. Credo di essere stato imbrogliato. Eccolo lì. Ti aiuto io? Avevo Dai. Raggiunto un accordo con le scuderie di Whiterun per acquistare alcuni. Sì, mi ispira, nel senso che la respiri. Ho preso in prestito dell'oro da Sapphire. Scusa, per pagare mi era brutto. Ma la merce è stata rubata prima che giungesse a destinazione. Anche a me, infatti, ci voglio andare. Sapphire. Beh, ci sono gli automi, denaro, e se non la pago, temo che mi ucciderà. Va bene, ti aiuto io. Dici davvero? Oh, grazie. Falla Sapphire del debito. Tieni di Shadar. Tieni gli occhi aperti con Sapphire. È implicata con loschi figuri di ogni genere. Basta vedere il luogo in cui ci troviamo e le persone come ti rispondono, porca miseria. Mamma mia. Sono mendicante che... sempre sulle spine. Qua appena inizia a dire due robe subito ti guardano male. Porca miseria. Cioè, hai visto come ti rispondono? Sede della Gilda dei Ladri. Ecco, vedi. O almeno è quello che vogliono far credere. Sono tutte bugie. Non sono altro che comuni delinquenti che si aggirano dalle parti del rap. Sentito? Qua è sede della Gilda dei Ladri. Proprio è acclarato. Però è bello per quello, perché è caratterizzato bene, cacchio. No, cioè, non sono personaggi anonimi che fanno dialoghi randomici o triti ritriti. Cacchio, ognuno ha una propria caratterizzazione nella... comunque. Perché tu, come dire, una loro tridimensionalità, un loro carattere. Cioè, il fatto che ti rispondono male, tutto. Perché? Perché loro, essendo cresciuti a Rift, in una città di ladri, ti rispondono in quel modo. Ed è ottima come roba, come storia, dico. Sì, mia signora. Quello spiacevole incidente. È una città molto losca, sì, sì, sì. La probabile presenza di un drago che ha ucciso diversi soldati prima di andarsene. Origlio. Voglio che parli con la guardia cittadina. Assicurati che sia È bello fare questa esperienza in live, vero? Mi piace. A me tantissimo. Sì, mia signora. Mi sono anche soprattutto per chi guarda, alla fine è sempre divertente Skyrim. Cioè, te lo fa vivere. Bene. In qualche modo. Se Riften dovesse cadere, è giusto ti che rende partecipe. Salve, lo Jarl qui è una donna, attenzione. Benvenuto Plotwist. A Riften, viaggiatore. Spero bella che la donna, tra l'altro. Sia stata amica. Che posso fare per te? Eccellente. Ci hai reso un grande servizio. Ecco la tua ricompensa. Grazie. Ero un cretino, l'ho fatto fuori subito, onestamente. Ma 100 monete, te l'ho detto che non valeva tanto. Anche se credo che la causa di Ulfric sia giusta, io temo per gli abitanti del Rift. Come possono vivere ora? Già si trovano. Avessi delle doti attoriali da doppiatore migliore sarebbe più figo. Però purtroppo non lo sono, mi spiace. Però è bello per quello. Su quello sono d'accordo, mi piace molto anche a me. Potrei proteggerli come se fossero. Ripeto che vi divertete voi. Parliamo della Gilda dei Ladri. Siamo tutti ansiosi di vederla finire davanti alla giustizia.
Ma per quello mi piace fare altri tipi di giochi di questo tipo. E secondo me sono anche tra quelli che possono, tra virgolette, piacere di più in live. Perché si fanno seguire molto volentieri. Purtroppo non è facile riuscirci. Ma sono sicura che Maven non si arrenderà. Eh sì. Fino a quando questa città non sarà completamente ripulita. La tab in realtà è abbastanza semplice di Skyrim, però nel modo in cui è composto, alla fine la trama è quasi un piccolo dettaglio all'interno di un quadro con una bellissima cornice. E guarda come te l'ho spiegato, guarda come te l'ho spiegato. Segu. Ti auguro buon viaggio. Perfetto. Scusi. Al lavoro, forza. Per quali bauli così strani? Ma delle cassapanche bassissime. Sì, infatti a me piace tantissimo in live da fare, perché a parte che è una blindland, come dicevo, mi piace espormi con questi tressi. Per quello ne voglio poi fare altri, a prescindere che abbia finito o meno. Vampire anche per quello mi piaceva, però Vampire è molto più lento, un po' più pesantuccio da fare. Invece uno Skyrim è molto più dinamico e succedono robe divertenti. Mi piacerebbe fare Fallout o appunto Dragon Age, che Dragon Age comunque di azione ne ha. Ok, parla del suo affare del debito. Parla con l'oliere del fa. Aspetta, fammi vedere se c'avevo altre robe qui. No, non avevo altre. Ok, allora io vado alla Gilda dei Ladri per provare ad unirmi a loro. Perché sì. Perché così almeno faccio una cazzo di gilda, visto che ne dovevo fare una e non posso farla. Chi è che sbadiglia forte nell'orecchio? Ah, per ora l'incantamento è dando l'elettricità. Gli incantamenti altri non li posso prendere? Ma sì, ma ci mancherebbe, Bonzo. Ma anch'io, in realtà, che ore sono? Cazzo, sono fatto le 11:40. Cacchio, quando pensavo di fare un po' di più. Vabbè, al massimo lo continuo domani pomeriggio, così. Non è un problema. Anzi, andrei anch'io, onestamente, perché comunque devo ancora finire di montare sempre il video e tutto. Quindi mi sa che la chiudo anch'io qua. No, grazie a te. Figurati, è stato un piacere. Io vi auguro buona serata, buonanotte a tutti. E sì, stacco anch'io perché a sto punto vado, perché comunque si è fatta una certa. E ci sentiamo domanis. Ciao. Gemme, pozioni, ingredienti esotici, non manca nulla. Tutte quelle monete e neanche un giorno di onesto lavoro in tutta la tua vita. Adesso c'è a panzerare così.